Sì, è un bilancio del carnevale di quest'anno, sia a livello di presenze ma anche a livello di riuscita fattiva. Quest'anno siamo molto soddisfatti perché, essendo il 65esimo anniversario del carnevale di Francavilla, del carnevale d'Abruzzo di Francavilla al Mare, e abbiamo avuto un bellissimo riscontro. Oggi un po' meno, martedì grasso, che per una serie di motivi, con questa psicosi che c'è in giro, di questa strana influenza che gira e che sta facendo veramente, sta creando molti danni, soprattutto a livello psicologico. Però siamo contenti lo stesso. Martedì grasso è stata una bellissima festa oggi, insieme alla Patanello Street Band, che ci ha supportato per tutte e tre le giornate, e soprattutto oggi è stata la festa dedicata, il carnevale dedicato ai bambini. Infatti abbiamo premiato la mascherina più bella, ma in effetti abbiamo premiato tutte le mascherine che si sono avvicendate sul palco in piazza Sirene. Quindi tutte, è stata veramente un'immagine eccezionale vedere tutti quei bambini sul palco del carnevale di Francavilla. Che dire di più, abbiamo premiato il carro più bello, il risultato vincitore, il carro della famiglia Adams, di pochi punti percentuali avanti al carro del Mondo in Fumo, che riprendeva un po' la territorialità, l'ambiente, il degrado ambientale, si rifaceva un pochettino a Greta Thunberg. E quindi, ecco, che dire, il pubblico comunque è affluito in maniera sufficiente, siamo contenti. Riproporremo questa edizione estiva del Carnevale il sabato 4 luglio, insieme naturalmente sempre alla Patanello Street Band. Lo devo segnare, infatti. Poi volevo spendere un'ultima parola ricordando i ragazzi che lavorano per realizzare carri allegorici tutto l'anno, e logisticamente messi non proprio bene, al freddo, perché si lavora la sera, dopo cena, in un ambiente poco conveniente, poco facente a quelli che non lavorano manuale.
però la passione è tanta, i ragazzi si dedicano, quest'anno abbiamo delle nuove new entry, ragazzi giovani, speriamo che ce ne siano sempre di più. Per arrivare alla centesima edizione, io già ti ho detto prima che non ce la ricorderemo, io non me la ricorderò, tu probabilmente sì. Però con la consapevolezza che ci si può arrivare sì, tranquillamente sì, se ci sono queste risorse di questi ragazzi giovani. Grazie mille.